l'unico modo di guardarmi. Con un solo sguardo tu possai comunicarmi. Il cane deve essere educato sin da cucciolo al rispetto di alcune regole. Questo non significa voler essere dei bacchettoni, dei comandoni voler limitare il cane nella sua natura e nel suo essere, piuttosto che non godersi il cucciolo e la convivenza con il cucciolo. Questo significa semplicemente rendere le cose per il cucciolo molto più facili, no? E quando avrà assimilato quelli che sono gli atteggiamenti corretti, la convivenza con l'uomo sarà molto molto più serena. Per rendere meglio l'importanza dello stabilire delle regole, io faccio sempre questo esempio che può sembrare effettivamente stupido, però secondo me rende bene l'idea. Allora, voi immaginate di essere rapiti dagli alieni e di essere trasportati su un altro pianeta molto diverso dal vostro, dove le cose funzionano in modo molto diverso rispetto al vostro, in mezzo a questi esseri diversi da voi e che parlano una lingua diversa dalla vostra. La sensazione iniziale ovviamente sarà quella di totale smarrimento, se non che se arrivasse qualcuno che in qualche modo riesce a farvi comprendere almeno alcune parole della loro lingua e vi spiega come funziona, come è organizzato quel mondo e quel sistema, quello che potete fare e quello che non potete fare, questa cosa vi renderebbe molto più sereni di non essere lasciati completamente a voi stessi. Ecco, per il cane, per il cucciolo soprattutto, funziona nello stesso identico modo. Quando voi prendete il cucciolo e lo portate a casa, lui si ritrova in un ambiente diverso dal suo, da quello cui era abituato, con la mamma, con i fratellini in cui era nato, si ritrova con voi e non vi conosce, e si trova in questo spazio, in questo ambiente che appunto non conosce, dove ci sono abitudini, rumori, cose nuove, no? Quindi dare delle regole al cane, al cucciolo, ovviamente insegnandogliele con calma, lo rende molto più sereno in realtà. Fila fuori. Brava. Bravissima. Il cane è un animale sociale che ha bisogno del branco come riferimento. E all'interno del branco è naturale che esistano ruoli, posizioni sociali e regole. Il proprietario deve quindi riuscire a diventare un leader agli occhi del cane per poter assicurare equilibrio e serenità a tutti i membri del nucleo familiare, cane compreso. Come si diventa un leader? Dettando regole in modo equilibrato e attraverso comportamenti fermi e coerenti. Fila al tuo posto. Bravissima. In realtà non ci sono delle regole standard da appioppare ad ogni cucciolo che arriva a casa. Io su questa cosa qua lascio molta libertà alle persone. L'unica cosa che chiedo è appunto la coerenza, perché per il cane è molto importante. Quindi io non sono una di quelle che dice: ah, il cane deve mangiare sempre dopo gli umani, il cane non deve assolutamente salire sul divano, il cane deve uscire dopo di noi dalla porta, eccetera eccetera eccetera, no? Di queste cose se ne sentono veramente tante. Quello che io di solito dico e spiego è questo: quando noi prendiamo un cucciolo, di solito fa tenerezza, è piccolo, e quindi gli concediamo tutta una serie di cose che poi, quando il cane cresce, non vogliamo più che faccia. Ecco, questo è sbagliato. Io chiedo sempre di fare mente locale e proiettarsi in avanti di un paio d'anni, quindi a cane adulto. Capire ciò che ci sta bene e ciò che non ci starà bene quando il cane sarà adulto, e da lì creare delle regole. Per farvi degli esempi, io a casa mia ho i cani che salgono sul divano, però non in autonomia e non di loro spontanea iniziativa. Gli ho insegnato a salire sopra quando li chiamo e a scendere quando li mando giù. Non voglio che i cani stiano vicino al tavolo mentre mangio, non voglio che i cani entrino in camera da letto e non voglio che i cani entrino in bagno. Ecco, questo è solo un esempio, no, delle regole che ho dato io in casa mia e i miei cani. Ognuno di noi ovviamente è liberissimo di decidere come ritiene più opportuno per il proprio cane. L'importante è che quando si decide una cosa, quella sia sempre e comunque.
L'esempio quello più eclatante è quello del cane sul divano. A tutti quanti sta bene avere il cane sul divano per farsi le coccole, per compagnia, però quando il cane è sporco, quando il cane è bagnato, allora non va più bene che il cane stia sul divano. Ecco, questa non è coerenza. Se il cane può salire sul divano, può salire sempre e comunque sul divano. Questo per i cani è davvero fondamentale, la coerenza. Tofì, tira giù. Bravissima. Se dovessi però fare una sorta di elenco puntato su quelle che sono le cose fondamentali per stabilire delle regole in una casa, in un contesto domestico, vi direi somministrazione di pasti ed acqua. Quindi è il proprietario che deve dare da mangiare al cane e deve dare da bere al cane. Non va bene lasciare ciotole a terra colme di cibo sempre e comunque a disposizione del cane. Farlo scendere dei posti alti di prestigio, quindi letti, divani, sedie, perché per il cane ha un significato specifico stare su un posto alto. Stare su un posto alto significa poter controllare meglio e, come abbiamo già visto, il cane non deve avere questo tipo di responsabilità, non è il cane che deve controllare il territorio e la casa. 3. Abituarlo alla manipolazione ed al contenimento. 4. Premiare sempre gli atteggiamenti corretti. 5. Ignorare quando il cane prende un'iniziativa. 6. Rimproverare gli atteggiamenti scorretti. Per quanto riguarda il premiare e il rimproverare, vorrei fare questa piccola precisione. Di norma, quando mi guardo intorno, e spesso è successo anche a me, ci viene istintivo sgridare il cane quando fa qualcosa che non va bene. Proprio in realtà diamo per scontato che il cane faccia ciò che invece va bene. E questo è sbagliato, perché dovrebbe essere più in positivo che non in negativo, soprattutto su un cucciolo, l'educarlo e spiegargli certe cose. Quindi quando il nostro cane è nel posto giusto, sta facendo la cosa giusta, ha l'atteggiamento giusto, perdiamo un attimo per andargli a dare un premietto, per dargli una carezza, per dirgli bravo, per fargli capire che quel tipo di atteggiamento e quel tipo di comportamento è quello che ci piace ed è quello corretto. Dopodiché va anche bene il rimprovero, il no, quando il cane sbaglia, però fondamentalmente il cane non può sapere cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa ci piace e cosa non ci piace, quindi prima dobbiamo insegnarglielo in positivo e con calma. Dopodiché, quando il cane ha capito ciò che può e che non può fare, allora possiamo anche rimproverarlo quando sbaglia. Insomma, un leader deve saper provvedere a tutte quelle che sono le esigenze del cane e deve soprattutto insegnare al cane ciò che desidera da lui. No.